Sono Claudio Losi, perito agrario, presidente del Collegio dei Periti Agrari Laureati di Modena. Sono in questa sede, in questa giornata dove si parlerà di bioenergia, qui è la sede della domotica, argomento che i nostri professionisti già da tempo seguono. Il concetto bioenergia è il legame stretto che esiste tra il territorio e produzioni derivate che possono essere utilizzate a tanti scopi, tra le quali giustamente le energie rinnovabili. Noi siamo interessati a partecipare a questo convegno perché dobbiamo capire i nostri sforzi dal punto di vista di predisposizione di terreni a questo tipo di uso, dove vanno a terminare, a concludersi per portare a casa sempre delle risorse per i produttori agricoli. Ovviamente i derivati devono essere riconosciuti, quindi dal semplice utilizzo di prodotti per la biomassa a prodotti trasformati per fare pannelli, per fare altri tipi di materiali. Il concetto principale delle biomasse e delle bioenergie, a nostro avviso, è fondamentale specialmente per riqualificare in modo vicino al territorio, perché la materia prima avrebbe un costo eccessivo essere trasportata lontano da dove è il posto di produzione, quindi avrebbe un'incidenza importantissima per creare un indotto economico di rivalutazione dei prodotti sullo stesso territorio. Per dire dei prodotti, l'energia elettrica del sistema del biomasse potrebbe essere nello stesso territorio, parliamo di paesi, quartieri, scuole o palestre per il riscaldamento, abbiamo già realtà di questo tipo nel sistema della forestazione, dove utilizzando un sistema di produzione che dà quintali, tonnellate di prodotto, si riesce ad alimentare delle centrali termoelettriche, diciamo, che riescono a dare energia su quel territorio, che magari su quel territorio portarci una centrale, far arrivare dei fili elettrici, costerebbe di più, quindi questo è un principio. Il valore principale, a mio avviso, è anche la sostenibilità e la riciclabilità di questi prodotti naturali, che andrebbero a impattare, diciamo così, in modo più contenuto sul futuro, diciamo così, di quella terra che lasceremo ai nostri figli. Una cosa interessante può essere anche quindi lavorare su questi prodotti di origine naturale e stando attenti a quello che è il valore di trasportare del terreno uso agricolo, vedi derrate alimentari, a uso integrato anche non solo per derrate alimentari. E questo potrebbe essere un altro punto di arrivo per dare da una parte reddito e da dare innovazione per il mondo produttivo ed economico. I periti agrari quindi sono interessati a rispettare questi progetti di filiera che potrebbero essere il domani e dare forse anche una risposta di una ripresa economica che potrebbe da qui sorgere. Grazie.